Buongiorno, buongiorno a tutti. Sono Graziano Trasarti, il vicepresidente dell'Istituto Italiano di Project Management e prima di tutto grazie ai partecipanti a questa terza rubrica dell'Istituto Italiano di Project Management all'interno dell'evento Forum PA del 2020. E oggi sarò il moderatore, insomma, farò una piccola introduzione per l'argomento che svolgeremo, che è le competenze del project management per la ripartenza del nostro paese, dell'Italia. Prima di partire con gli interventi dei nostri due relatori di oggi, vi chiedo 5 minuti, vi rubo 5 minuti per presentarvi l'istituto. Chi siamo? L'Istituto Italiano di Project Management è nato nel 2005 ed è un'associazione culturale non profit che fin dalla sua nascita ha avuto la missione, ha l'obiettivo di promuovere la conoscenza e la diffusione del project management nel mondo del lavoro, quindi sia nel mondo delle aziende private, sia nella pubblica amministrazione, che chiaramente l'argomento principale di questo nostro appuntamento. Quali sono le nostre principali attività? La ICPM base e la ICPM avanzata sono le due certificazioni che l'Istituto ha creato per permettere di acquisire i concetti e le conoscenze di base, nel caso dell'ICPM base, e le conoscenze avanzate e inoltre le abilità per quanto riguarda la metodologia di project management. E questo sarà l'argomento del primo intervento del nostro relatore, l'ingegner Maurizio Monassi. Altro prodotto dell'istituto è la ICPM Prado. ICPM Prado è un modello sviluppato partendo dall'originario modello di Prado, che è stato integrato con i concetti della ISO 21500 ed è un metodo per rilevare la maturità delle organizzazioni. E questo sarà l'argomento del secondo intervento della relatrice Maria Luisa Dorazzi. Ulteriore prodotto dell'istituto è EUMAPS. EUMAPS, che è stato descritto a fondo nei precedenti interventi che l'Istituto ha erogato in questi giorni del Forum PA 2020, non è altro che che implementa un modello nuovo integrato per progettare e gestire i fondi europei, che, come insomma, avete sicuramente avuto modo di verificare, è uno degli argomenti più importanti di questa edizione del Forum PA. Siamo anche, come istituto, molto attivi dal punto di vista dell'organizzazione di eventi, e in particolare il PM Expo è l'evento più importante del project management in Italia, organizzato chiaramente dall'istituto, e quest'anno purtroppo, per il motivo che tutti conosciamo, non abbiamo potuto organizzarlo. L'anno scorso, nel 2019, abbiamo avuto circa 1.200 partecipanti, 5 sessioni in parallelo, più di 50 relatori, quindi è un evento che dura una giornata e, insomma, diciamo, è il fiore all'occhiello degli eventi che noi organizziamo. Oltre a questo, in un periodo pre-Covid, normalmente organizziamo convegni e seminari anche quasi tutti i mesi. E in questo periodo abbiamo intensificato l'erogazione di webinar che da aprile fondamentalmente eroghiamo quasi tutte le settimane. Altro aspetto importante dell'istituto sono gli accreditamenti dei docenti. Abbiamo un processo di assessment che verifica quali le capacità, diciamo, tra virgolette, la preparazione dei docenti dal punto di vista del project management, e una volta accreditati con i vari livelli, che come vedete possono essere junior, senior e master, questi docenti sono abilitati ad erogare corsi basati sui contenuti sviluppati dall'istituto. E infine, come punto finale, dato che siamo un'associazione culturale, chiaramente partecipiamo alla redazione della rivista Project Manager, che è l'unica rivista in Italia sull'argomento, e poi abbiamo anche prodotto testi su project management,
tutti con editore Franco Angeli, e i testi fondamentalmente sono i testi di base per l'acquisizione delle certificazioni. A questo punto vi do qualche numero della nostra associazione. Noi siamo partiti, come ho detto prima, nel 2005 e da quell'anno abbiamo raggiunto più di 16.000 soci. Negli ultimi anni ci attestiamo tra i 4.000 e i 5.000 soci all'anno. Dopodiché abbiamo le due certificazioni e la ICPM Base, che è nata nel 2009, ad oggi ha più di 13.000 certificati. Di questi, circa 3.000 sono certificati nell'ambito della pubblica amministrazione. Per quanto riguarda invece la ICPM Avanzata, è una qualificazione che è nata nel 2016 e ad oggi abbiamo poco più di 800 certificati, e di questi circa 300 fanno parte sono certificati, qualificati nell'ambito della pubblica amministrazione. Passiamo adesso all'argomento di oggi. Secondo noi, chiaramente è la mission dell'Istituto, il project management è uno strumento strategico da questo punto di vista, e quindi crediamo che sia veramente importante diffondere questa cultura di gestione dei progetti nell'ambito della pubblica amministrazione in particolare, ma in tutte le attività, diciamo, lavorative che prevedono i progetti. Però non soltanto questo, noi pensiamo anche che utilizzando questa metodologia si incrementa anche la capacità, l'efficienza delle pubbliche amministrazioni, sia quelle locali sia quelle centrali, per raggiungere i risultati attesi dei tantissimi progetti che a breve dovranno partire, saranno avviati, con un miglioramento delle prestazioni. Questo aspetto è un aspetto importante, anche perché è al centro dell'azione di modernizzazione del nostro paese. Finisco, non rubo altro tempo e passo a breve la parola ai nostri relatori, che come vedete sono l'ingegner Maurizio Monassi, che ci parlerà del percorso formativo dell'Istituto per acquisire le conoscenze di abilità di project management, e il secondo intervento della dottoressa Maria Luisa Dorazzi, che invece ci parlerà del modello ICPM Prato, pensato per misurare la maturità delle organizzazioni nell'ambito dell'utilizzo del project management. Qui avrete qualche riferimento, come sapete queste slide saranno messe a disposizione, quindi per qualsiasi ulteriore informazione potete chiaramente fare riferimento a tutto quanto indicato sulle slide. Ok, adesso io passo la parola all'ingegnere Maurizio Monassi, un secondino che tolgo questa presentazione e attivo la seconda. Ok, a voi. Buongiorno, sono Maurizio Monassi, come ben introdotto dall'ingegner Trasarti, e proverò a illustrarvi come l'Istituto Italiano di Project Management ha affrontato il problema delle competenze nell'ambito di questa tematica molto particolare del project management, importantissima in questo momento in Italia, per cercare anche di dare una razionalità alla conduzione dei progetti. Concetto molto importante di competenza da cui siamo partiti: la competenza è la somma di conoscenze, abilità e capacità personali e sociali, le varie attività. Quindi per dare competenza a un project manager, ICPM ha studiato proprio un percorso formativo per soddisfare questi tre principi: conoscenze, quindi assimilazione di informazione, quello che si impara all'università, quello che si impara nei corsi, all'abilità, capacità di applicare le conoscenze, utilizzare know-how anche in ambiente lavorativo e in ambiente non lavorativo, e poi soprattutto le capacità personali e sociali, quindi la capacità di essere leader, soprattutto l'esperienza di lavoro. Queste tre cose garantiscono proprio la famosa competenza
che è la capacità di utilizzare conoscenze, abilità e capacità personali proprio sul campo. Subito, questa sarà una slide ripetuta, il percorso proposto da ICPM. Percorso proposto da ICPM, in linea con quanto detto prima, ma in linea anche con quanto definito in Europa dall'European Qualification Framework e a livello mondiale dalla norma UNI ISO 21500. Noi risolviamo il problema delle conoscenze di base tramite un percorso di minimo di 3 giorni che si chiama ICPM Base. Risolviamo il problema delle conoscenze avanzate e delle abilità tramite un percorso che si chiama ICPM Avanzato, che garantisce un'ottima conoscenza delle normative mondiali e soprattutto attività molto laboratoriali, perché si va molto sul pratico. E portiamo il discente verso la cosiddetta certificazione del ruolo professionale del project manager in Italia, quindi definendo con un esame orale fatto da organismi di certificazione, come dirò successivamente, per dare una certificazione valida a livello italiano, fatta da organismi di certificazione accreditati da Accredia, del ruolo professionale del project manager, parliamo di pubblica amministrazione, per noi importantissima, del RUP in Italia. Barzellettina, mi sembra che lei abbia le qualifiche che ricerchiamo per ricoprire il ruolo di project manager di questo progetto. Quando uno cerca un project manager professionista, che qualifica vengono chieste? Ogni azienda, ogni società, ente pubblico, ogni ministero un pochino definisce. Diciamo che ci sono vari tipi di certificazioni e qualità, no? Qualificazioni di mercato. Io ho diviso in due, per sintetizzare, in due macro cluster, quelli di mercato, standard di fatto, dove effettivamente ho sintetizzato i 4 attori principali, il Project Management Institute, tramite la certificazione di MP, che a livello mondiale è forse quella più nota, l'International Project Management Association, l'IPNA, molto attiva in Europa, vado in fondo, l'Office of Government Commerce inglese, secondo che utilizza il metodo PRINCE, e poi ci siamo anche noi italiani con l'Istituto Italiano di Project Management tramite ICPM con le nostre 2 certificazioni. Diciamo che questi sono gli standard di mercato più noti, anche se obiettivamente in Italia ancora siamo abbastanza indietro rispetto agli altri paesi. L'Istituto, come citava prima il vicepresidente, l'ingegner Trasarti, ha valorizzato molto questa disciplina in Italia. E poi ci sono le certificazioni che io ho chiamato de iure, perché effettivamente le norme tecniche hanno valore di legge in Italia. L'uscita della norma 21.5, ripresa anche da una norma molto stringente, che la norma UNI 11.648, ha definito il ruolo proprio del project manager in termini di conoscenza, abilità e competenza. La UNI 11.648 è come se fosse una legge dello Stato, perché serviva una norma ad hoc, perché la norma 21.5 va sulla gestione del project management in un'azienda e poi viene verticalizzato questo concetto con questa norma che riguarda effettivamente la certificazione delle persone, che è la UNI 11.148. Questa è la situazione in cui il termine certificazione per noi è più consono, una certificazione proprio de iure. Cosa significa qualifica? Anche qua abbiamo ripreso, per non inventare nulla, un termine adottato anche in Europa, dall'European Qualification Framework, riportato nella norma UNI 11.148, risultato formale di un processo di valutazione e apprendimento e convalida, acquisito quando un'organizzazione competente stabilisce che i risultati dell'apprendimento di una persona corrispondono a norme tecniche definite. Cosa significa queste 2 righe, 2 parole che vedete visualizzate? Significa che un processo abbastanza importante e strutturato di valutazione convalida della propria esperienza professionale, del proprio curriculum, della propria formazione, delle proprie attitudini, fatto da un'organizzazione competente, quindi un'organizzazione certificata in Italia, accreditata in Italia da Accredia, secondo varie norme e vari schemi di certificazione,
questa organizzazione competente stabilisce che la persona, io potrei essere io, ho l'attitudine a fare questo tipo di mestiere e vengo opportunamente certificato. Le domande appunto: che tipo di organizzazione competente, quali sono i risultati dell'apprendimento, secondo quali standard. L'organizzazione competente è un organismo di certificazione accreditato da Accredia secondo lo schema 11648, risultati dell'apprendimento, appunto, come dicevo prima, conoscenza, abilità e capacità. Lo standard è la norma 21.500, questa norma è importantissima. Guardate, questa è una slide, diciamo, un po' di tipo di mercato, di marketing. Guardate effettivamente la crescita esponenziale che ha, in questo caso, la certificazione basica in Italia. I numeri sono importanti. Fine 2019 erano 14.000 certificati rispetto alle poche decine di metà degli anni 2000. Nel 2005 erano 45 persone. È una professionalità, in questa si parla tanto di nuove professioni, effettivamente molto richiesta nel privato, ma anche tantissimo, vediamo, anche nel pubblico. Questa, visto che poi sto parlando dei nostri percorsi formativi, questa è una delle prime slide dell'ISPM base, che definisce un progetto, impresa complessa, unica e di durata determinata, volta al raggiungimento di un obiettivo prefissato, mediante un processo continuo di pianificazione, esecuzione e controllo di risorse differenziali e con vincoli interdipendenti, scusate se la leggo, di costi, tempi e qualità. Molto importante, perché un progetto, tutti parlano di progetto, però qualcosa che inizia e fine, che ha un minimo di complessità, deve avere un obiettivo definito. Non è che si pianifica una volta, poi si esegue e si collauda. Pianifico, eseguo, controllo, risorse differenziate, persone, materiali, brevetti, strutture, e con vari vincoli, costi, tempi, qualità in primis, che sono i famosi triangoli magici, che non vanno mai d'accordo. Se uno vuol migliorare la qualità, probabilmente aumenta costi e tempi, vuol ridurre il tempo, aumenta i costi, deteriora la qualità. Cos'è un progetto? Tutto. È una nave, è uno strumento meccanico, è un film, è un edificio, è il progetto, la ristrutturazione di un'organizzazione. Tutto è un progetto. Il progetto è un matrimonio, un trasloco. Tutto può essere visto come progetto. Nel base avevamo visto la definizione di progetto, poi vedrò la distinzione tra base e percorso base avanzato. Il percorso base effettivamente dà una visione del glossario, una visione statica del progetto, dei termini importanti utilizzati a livello mondo. Invece il grosso sforzo della certificazione ISPM avanzata è entrare nel progetto, vedere il progetto come qualcosa di vivo, di dinamico, che gira, che permea l'organizzazione in cui è inserito. Un'organizzazione che ha una strategia, che definisce delle opportunità, entra in un ambiente di governance dove c'è uno steering committee, un'alta direzione che comanda, definisce dei business case che vanno approvati dal punto di vista, valutati dal punto di vista tecnico-economico. A livello strategico questi business case dobbiamo anche proiettarsi nel futuro per vedere i benefici che se ne possono trarre. C'è stata tanta disputa del discorso analisi costi-benefici del tunnel della Val di Susa, ma non è solo quello, c'è il ROI, l'NPV, il payback period e quant'altro. E poi finalmente nasce il progetto, che il progetto nasce, non è che nascono così in maniera estemporanea, nasce il progetto, un progetto che è un'impresa complessa, perché oltre al progetto in per sé stesso, il project manager deve vedere tante variabili, essenzialmente il contesto, gli stakeholder, i rischi associati, la qualità che si vuole ottenere e poi costi, tempi e qualità per ottenere questi prodotti, servizi e risultati che nel mondo sono chiamati deliverable, che poi dati ai processi correnti e manager funzionali garantiscono i benefici per l'organizzazione. Questa disciplina ha avuto anche un impulso grazie alle leggi italiane. Nel decreto legislativo 50 del 2016, nel successivo nel 57 del 2017, anche nel regolamento che sta uscendo adesso, che dovrebbe sostituire questo, si parla proprio del ruolo professionale del RUP, dell'articolo 31 del decreto legislativo 50,
RUP, responsabile unico del procedimento, l'importanza del RUP nelle fasi di programmazione, progettazione, affidamento ed esecuzione di un progetto. Poi c'è stata addirittura delle direttive dell'ANAC di giugno del 2017, dove leggo: le stazioni appaltanti nell'ambito dell'attività formativa specifica di cui l'articolo 31,9 del codice organizzano interventi rivolti ai RUP nel rispetto delle norme e degli standard di conoscenza internazionali e nazionali di project management in materia di pianificazione, gestione e controllo, addirittura il legislatore, nonché in materia di uso delle tecnologie e degli strumenti informatici, spinto giustamente anche oltre. Questo è quello che ha scritto, questo chiaramente è una provocazione mia, comunque c'è i tre treni di processi che il RUP deve gestire, il capo progetto deve gestire, il RUP è il capo progetto della pubblica amministrazione, che secondo me è un capo progetto di serie A, perché oltre a avere tutte le conoscenze di project management deve avere anche una ottima conoscenza delle leggi dello Stato italiano, quindi governando i processi di project management tramite un ciclo continuo di pianificazione, esecuzione e controllo, garantisce il ciclo di vita del progetto, programmazione, lui dirige, project manager è un manager, dirige chi produce i prodotti, vedete sotto, analisi stakeholder, individuazione del bisogno, poggiandosi tutta questa, lui che dirige le terze parti che producono, sull'organizzazione degli enti pubblici, dei ministeri, in termini di logistica, finanza, contabilità, acquisti, formazione, sicurezza e quant'altro. Vedete il ciclo continuo di avvio, pianificazione, esecuzione e controllo, perché il progetto è una cosa viva. Dobbiamo uscire dal concetto che uno pianifica un lavoro, poi lo esegue e poi dopo 2 anni va al collato. Non è così. Il controllo è continuo secondo quanto io ho pianificato. Poi nella seconda fase, sempre il RUP, magari cambia la squadra e tira fuori altri prodotti in progettazione. Vedete in questa slide il famoso Gantt come sta in basso. Tutti parlano di Gantt e cronoprogramma, però nel progetto il Gantt, quello che noi amiamo chiamare cronoprogramma, è uno strumento molto importante, però uno strumento dei 39 processi di project management, poi ce ne sono altri 38, quindi uno fossilizzarsi sui cronoprogrammi non è sano nella gestione di un progetto, è molto importante. Ecco, vedete il percorso proposto dai ICPM, ritorno sulla slide che ho presentato all'inizio, parliamo un attimo delle ICPM base. Le ICPM base, dicevo prima, un percorso circa di 3 giorni minimo, che garantisce questa certificazione ICPM base, promossa da noi, dall'ICPM, Istituto Italiano di Project Management, che definisce tutti gli elementi di conoscenza che si ritengono necessari per coloro che vogliono iniziare un percorso professionale. È un'infarinatura necessaria, che poi non è neanche tanto base, perché a furia, ormai è un percorso formativo questo che esiste da 13 anni, quindi è stato perfezionato piano piano, che definisce questi concetti di base. Perché una cosa importante a livello mondo è il lessico. Cioè, se uno definisce cos'è un progetto, il progetto deve essere quello. I criteri di successo di un progetto deve essere quello. I cicli di vita sono N, però il concetto di ciclo di vita, di fase di progetto, deve essere quello. I processi di project management sono quelli. Quindi non l'ambito, scope, il lavoro. È molto importante questa parte iniziale, perché stabilire un framework comune tra tutte le persone a livello di lessico è fondamentale. Dicevo prima, l'ICPM base è molto importante, però da una visione statica. Visione statica che viene risolta dall'avanzato, che, dove si va oltre utilizzando tutti i concetti imparati, appresi dal base, va su qualcosa di dinamico. Questa è un'altra provocazione. Alla fine del percorso avanzato, il RUP ha la capacità di avere una visione sistemica del progetto, non limitarsi all'aspetto tecnico, ma vedere il contesto, vedere gli obiettivi, vedere i criteri di successo, vedere i vincoli, vedere le assunzioni, vedere gli stakeholder, analizzare, avere una visione dei rischi, sapere a chi comunicare, cosa comunicare, come comunicare. È molto importante, vedete, sembra un quadro di Basquiat, molto
Molto carino, però è molto più semplice il project management di quanto uno può pensare, perché è un qualcosa che noi già conosciamo, chi lavora, chi fa progetti, indipendentemente se si è avvicinato o meno a queste discipline, già lavora così. E poi nei nostri percorsi si impara anche le parti hard, cosa fa, cos'è un mandato di progetto, un project chart, un'analisi stakeholder, la famosa work breakdown structure, di cui è importantissimo, forse l'elemento più importante di tutto il project manager, un'analisi del contesto tramite il brainstorming fatto con la matrice SWOT, l'organizzazione del progetto, la matrice di responsabilità, il reticolo logico, l'analisi del rischio, le stime, perché il progetto è tutta una stima di opportunità, una stima il business case, una stima il project chart, una stima la prima pianificazione, una stima l'avanzamento e una stima la ripianificazione. Perciò l'importanza dell'esperienza nel project management, il famoso Gantt, vedete, il Gantt viene fuori dopo un'analisi a monte importantissima, non si può parlare di doppio anagramma senza aver fatto un'analisi di quello che potrebbe essere il progetto, quali sono gli obiettivi nel contesto socio-economico in cui si cava, l'avanzamento, fino ad arrivare al cruscotto direzionale utilizzando anche tecniche moderne come può essere il Learned Value Management. Il terzo step, che non riguarda i CPM, perché noi portiamo alla certificazione del ruolo professionale e poi usciamo, perché noi non facciamo parte del mondo Accredia, però se uno, un RUP, ha un'esperienza di almeno 2 anni negli ultimi 6 anni come project manager, oppure almeno di 1 anno negli ultimi 10 come project manager, più ha lavorato in 3 anni in gruppi di lavoro orientati ai progetti, valutandolo relativamente a 3 tipi di competenze, tecniche, contestuali e comportamentali, può prendere questa certificazione di project manager professionista secondo la norma UNI 11148 certificata da Accredia. Noi garantiamo i CPM, il percorso certificativo prevede 2 esami scritti e 1 esame orale, e come un titolo di studio, è molto importante, che va manutenuto, come io sono ingegnere, devo fare dei crediti formativi, anche questo va fatto, perché è un qualcosa di veramente importante, l'ICPM base e l'avanzato, il percorso che consente al discente, al RUP, al project manager di saltare il gradino degli iscritti, perché fa gli iscritti con noi, fa un esame ICPM base e un esame ICPM avanzato. L'obiettivo è avere questa certificazione Accredia, mi pubblicizzo anch'io un pochino, ci sono anch'io, addirittura ho il certificato numero 1. Guardate qua, questa cosa che riguarda molto, molto, molto la pubblica amministrazione, poi ho finito. La pubblica amministrazione, il famoso ponte che ha sostituito purtroppo il ponte Polcevera, questo decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del novembre 2018 a firma del Sindaco Bucci per la costituzione del gruppo di lavoro che portava al ponte, prevedeva nella squadra, leggete qui in basso a destra, un responsabile del controllo dello stato di avanzamento del progetto e supporto gestionale dall'avvio dell'iniziativa fino al collaudo definitivo delle opere realizzate secondo la norma UNISO 21005-2013, guida alla gestione dei progetti. Perché anche tutte le interviste che sono state fatte sia al sindaco Bucci ma anche a Rina Engineering, che poi è stata la parte che ha gestito il project management dell'iniziativa, coordinando i lavori di Fincantieri e quant'altro, il successo dell'iniziativa in parte è stato dovuto anche a una perfetta organizzazione del progetto seguendo queste direttive. Questa è non è una provocazione, questa, se uno leggesse la norma 21.500, nella prima parte dell'introduzione della norma, si dice il target, le norme sono importanti, le norme andrebbero lette, come tutti i regolamenti vanno letti. Nell'introduzione della norma si dice che la norma del project manager, prima che il project manager, è indirizzata ai dirigenti, senior manager e sponsor di progetto, in modo che possano comprendere meglio i principi e le pratiche di project management, allo scopo di facilitarne il ruolo di supporto alla guida, che significa che il project manager opera, anche quello bravo, opera bene in una struttura matura, in una struttura dove la maturità del project manager è accertata, dove i dirigenti e i senior manager conoscono cosa significa un sistema di project management.
Infatti l'intervento successivo al mio, condotto dalla dottoressa Dorazzi, parlerà proprio di maturità nelle organizzazioni. Io nei miei percorsi formativi ho avuto persone che non cito per privacy, ma dirigenti di altissimo livello nella pubblica amministrazione che si sono prestati con molta umiltà a fare questi corsi, tra l'altro con grosso successo, perché nella pubblica amministrazione ci sono delle aree che queste cose le conoscono benissimo e perfettamente, molto meglio di noi dell'istituto, aree che stanno nel Ministero delle Finanze, aree che stanno nell'aeronautica militare, che sono non competenti, molto competenti su questa materia e molto meglio di noi. Perché se no avviene questo, la mia barzelletta, poi ho chiuso, vedete, cioè, questo è un preso da Dilbert, del famoso manuale di Dobber, c'è cioè questo nerd a sinistra, il capo progetto, che va dal suo capo, ecco il mio rapporto dei tempi con incrementi di 15 minuti, il mio sal mensile, la mia previsione di budget, le mie realizzazioni chiave, il mio risk register, e il, diciamo che il suo responsabile che non ha conoscenza di queste cose, dice, ma è tanto poco, è stato misurato così tanto. Ecco, questo è un esempio, purtroppo è più amaro di quello che sembra, perché hanno perso tempo in due, lui è in mano un tesoro che non riesce a valorizzare, il Ruppe in questo caso ha lavorato tanto, però il suo lavoro è vanificato. Vi ringrazio tutti, io sono Maurizio Monassi, leggete qua i miei colleghi, il mio numero di telefono e le mie email, faccio parte del comitato direttivo esecutivo di ICPM e sono un ingegnere libero professionista. Buongiorno. Perfetto, ringraziamo l'ingegnere Maurizio Monassi per l'intervento, ci ha descritto perfettamente quali sono, insomma, le competenze del singolo, della persona fondamentalmente. Adesso il prossimo intervento, e datemi qualche piccolo secondo per poter avviare la presentazione, sarà erogato, fatto dalla dottoressa Maria Luisa Dorazzi, che ci parlerà invece dal punto di vista delle competenze, diciamo così, un po' forzato, delle organizzazioni. Quindi fino ad ora abbiamo parlato delle competenze delle persone, adesso parliamo delle competenze delle organizzazioni. Ho preparato la slide e quindi passo la parola a Maria Luisa. Buongiorno, sono Maria Luisa Dorazzi, faccio parte del consiglio direttivo dell'Istituto Italiano di Project Management e partecipo al gruppo di ricerca sul modello ICPM Prado, che è un modello di maturità per la misurazione della maturità organizzativa e di project management delle organizzazioni anche pubbliche, centrali e locali. Iniziamo, introduciamo questo argomento partendo dalla situazione, dal contesto economico, sociale e politico che stiamo affrontando. Attualmente si stima che un terzo del mondo del lavoro lavori per progetti e queste stime saranno rivedute in aumento nei prossimi anni proprio per rispondere, gestire le situazioni di cambiamento che si stanno verificando. Al fine quindi di rendere le organizzazioni private e pubbliche in grado di selezionare i progetti in base alle necessità, avviarli, pianificarli e quindi concluderli raggiungendo gli obiettivi preposti, che possono essere interesse interno o esterno all'organizzazione, è necessario che le organizzazioni risultino capaci di gestire in qualità questi processi di progetto, di risultare solide e in definitiva aumentare la maturità. La maturità che è una maturità sia organizzativa, cioè della struttura interna dove si avvia il progetto, che la maturità in sé di gestire il progetto. Il discorso della gestione della qualità e del project management, quindi, che a prima vista potrebbero sembrare non avere molto a che fare, legati ad aree distinte delle organizzazioni, in realtà sono le facce di una stessa medaglia. Quindi qualità e maturità sono le facce di una medaglia che si chiama modello di maturità. Questo modello di maturità è importante perché riesce a misurare la qualità sia dell'organizzazione stessa e quindi misurare le ali manageriali di miglioramento, sia di misurare la capacità dell'organizzazione di gestire i progetti.
Gli strumenti per la gestione della qualità nella pubblica amministrazione sono stati presentati a partire dagli anni 90 ed erano rivolti inizialmente ai servizi e ai prodotti che le organizzazioni pubbliche fornivano al cittadino e alle imprese. Con il passare degli anni, il campo di applicazione della gestione dei processi di gestione della qualità si è esteso ai progetti fino all'intera organizzazione che gestisce i progetti. Attualmente sono disponibili molteplici strumenti e tecnologie che sono appunto di ausilio all'implementazione della qualità nei servizi della pubblica amministrazione. Ricordiamoli il standard ISO 9000, il modello EFQM e altri tipi di accreditamento. Ma nonostante questi strumenti, ad oggi l'attenzione per la qualità appare ancora parziale e discontinua all'interno delle organizzazioni. Per questo motivo ci vogliamo riferirci alla direttiva, vogliamo sottoporre alla vostra attenzione la direttiva uscita il 19 dicembre del 2006, emanata dal Dipartimento della Funzione Pubblica, era allora ministro Luigi Nicolais, che voleva dare delle raccomandazioni sull'attuazione dei processi di qualità all'interno del servizio pubblico. Infatti il nome di questa direttiva è Qualità dei servizi pubblici finali. Questa direttiva indicava alle amministrazioni centrali e locali di attuare l'azione di modernizzazione che ormai è imprescindibile nel nostro paese attraverso il miglioramento dei processi. Il miglioramento dei processi che avviene con un percorso tipico del project management chiamato ciclo di Deming. Questo ciclo descrive quattro fasi circolari in cui, dopo aver individuato l'area di miglioramento da sottoporre quindi a implementazione, si pianifica l'attività, si esegue l'attività, si controlla e poi si implementano le modifiche. E così via continuando questo processo circolare sulle aree dove si ravvisano carenze o si possono vedere margini di miglioramento. Chiaramente la cosa importante è definire quali sono le aree di intervento e questa direttiva risponde anche a questa esigenza. Individua l'autovalutazione come strumento idoneo a misurare le aree dove implementare questi miglioramenti. L'autovalutazione viene da questa direttiva descritta come un'analisi esauriente, sistematica e periodica che deve essere promossa sia all'interno che all'esterno della valutazione dell'organizzazione pubblica. Questa automisurazione deve avere ad oggetto sia l'attività promossa dall'organizzazione, sia i risultati conseguiti dalla stessa. E arriviamo qui al modello ICPM Prado, che è uno strumento innovativo di autovalutazione, quindi che permette di realizzare e raccogliere le raccomandazioni della direttiva e li attua attraverso uno strumento di misurazione che l'Istituto Italiano di Project Management ha realizzato all'interno di questo progetto di ricerca. Il team ICPM Prado ha prodotto un modello di rilevazione della maturità organizzativa e della maturità di project management, raccogliendo i dettami delle normative relative sia alla gestione dei progetti, e mi riferisco alla UNISO 21500 del 2013, sia ai requisiti di conoscenze e abilità del project manager, quindi le componenti soft della materia, e in questo caso il collegamento è alla UNI 11648 del 2016. Questo modello, quindi il modello ICPM Prado, oltre a recepire le raccomandazioni della direttiva qualità dei servizi pubblici finali e le normative UNISO e UNI, voglio sottolineare che è anche di supporto alla definizione e al monitoraggio della continuità aziendale delle imprese, così come descritto dalla riforma del codice della crisi di impresa e dell'insolvenza. La riforma effettuata nel 2019 di tale codice definisce degli indicatori standard per misurare le performance aziendali e riconosce anche la possibilità di adottare degli indicatori personalizzati
per la specifica natura dell'organizzazione e il core business della stessa. Il modello Prado ha sviluppato 29 indicatori che possono essere usati quindi dalle imprese o dalle organizzazioni per misurare il loro assetto organizzativo e la solidità aziendale. Come dicevo, il modello ICPM Prado è uno strumento di autovalutazione e di misurazione. Cosa misura? Perché dobbiamo sappiamo che le organizzazioni sono composte da molteplici dimensioni. Abbiamo maturità dei sistemi, abbiamo la maturità finanziaria. Il nostro modello misura la maturità organizzativa, cioè la capacità dell'organizzazione pubblica di gestire adeguatamente i fattori tecnici, comportamentali e gestionali, e la maturità di project management, cioè la capacità dell'organizzazione di gestire adeguatamente i progetti che lei promuove, nel rispetto del famoso triplo vincolo tempo, costi e qualità. Le prospettive di misurazione della maturità sono tre e sono rappresentate da questa piramide. La parte, la base della piramide, quella più importante, è la prospettiva del project management, quindi della capacità di gestione di progetto rispetto alle operation. Il progetto è per definizione un evento unico, temporaneo e ripetibile che deve avere come deliverable finale il raggiungimento dello scopo dell'obiettivo preposto. Una volta raggiunto questo deliverable, il prodotto del progetto deve entrare nella vita routinaria dell'organizzazione. Quindi la vita del prodotto comprende anche la vita del progetto. Allora è importante che la valutazione dei progetti sia fatta in maniera correlata a quella che sarà poi la vita del prodotto. Quindi la rilevazione della maturità di project management permette di evidenziare eventuali inefficienze operative. E questa è la base della prospettiva. Su questa ci sono altre dimensioni, altre prospettive d'analisi. Intanto il grado di maturità delle singole aree organizzative, perché si misura la configurazione delle singole aree che compongono l'organizzazione per avere poi un giudizio complessivo della stessa. E in ultimo è importante misurare la prospettiva della maturità di project management rispetto all'allineamento strategico, perché il progetto sì deve essere sviluppato in maniera efficiente rispetto all'uso che se ne farà nelle attività routinarie, come abbiamo detto alla base della piramide, il progetto sì deve essere sviluppato in maniera efficace ed efficiente all'interno delle aree delle organizzazioni coinvolte, ma salendo fino alla punta della piramide, i progetti devono essere allineati con gli obiettivi strategici e la struttura organizzativa in cui si inseriscono. Il modello ICPM Prado è un modello che si può applicare in maniera indistinta ai vari settori industriali e alle dimensioni delle organizzazioni. Quindi è applicabile all'organizzazione pubblica, ci tengo appunto a sottolineare, visto che mi rivolgo ad una platea che è quella del Forum PA, quindi è applicabile alle organizzazioni pubbliche, centrali e locali, a gestione diretta e indiretta, a imprese private e ad associazioni non profit. Permette di, e questa misurazione del modello ICPM, con il modello ICPM Prado, può essere perimetrata a tre livelli, a livello di settore o dipartimento, a livello interdipartimentale e a livello organizzativo. La scelta del perimetro di misurazione determina efficacia diversa, è fatta per obiettivi diversi. Nel caso in cui si voglia misurare il settore o il dipartimento, questa misurazione serve ad evidenziare punti di forza e punti di debolezza del settore ad oggetto. Quindi per attuare quel miglioramento continuo, individuare quelle zone dove è necessario implementare dei miglioramenti. La misurazione può essere condotta anche a livello interdipartimentale e questo serve ad un'analisi di benchmark interno per comparare varie strutture e stabilire la best in class, così da poter ottenere un riferimento cui far tendere i dipartimenti e i risultati inferiori nella maturità.
L'ultimo perimetro di analisi è invece quello complessivo, quindi organizzativo. In questo caso la misurazione è fatta in un'ottica di benchmark esterno, cioè si vuole sapere numericamente il proprio valore di maturità per potersi poi confrontare con realtà esterne e affini. Veniamo adesso alla parte, diciamo, alla parte centrale, quindi spieghiamo che cos'è e come si effettua questa autovalutazione. L'autovalutazione è eseguibile dal sito www.maturita.isipm.org. La registrazione al sito è gratuita. Questo sito è l'unico focal point riconosciuto dall'Istituto Italiano di ISPM per l'utilizzo e l'autovalutazione tramite il modello ISPM Prado. Al primo accesso sul portale vi verrà richiesto di compilare un'anagrafica che richiederà alcuni dati del rispondente e alcuni dati dell'organizzazione per cui si risponde. Questi dati verranno trattati in forma rigorosamente anonima e verranno usati dall'Istituto Italiano di Project Management per creare progetto avviato lo scorso anno, quindi è già stato avviato questo progetto di raccolta dati per poter avere una knowledge base di dati confrontabili dalle organizzazioni sui valori medi di maturità organizzativa classerizzati anche per settore, e da qui la necessità, la richiesta di compilare i dati di anagrafica anche con i dati dell'organizzazione per cui si risponde. Al termine della compilazione dell'anagrafica visualizzerete a video un questionario di 60 domande a risposta multipla che richiede dai 30 ai 50 minuti di compilazione. Al termine di questo tempo il sito vi produrrà direttamente il valore sintetico di maturità su una scala da 1 a 5. E oltre a questo vi darà dei dettagli di valutazione sulla vostra realtà organizzativa. Come dicevo, l'Istituto Italiano, con la raccolta di tutti questi dati, ha già prodotto, che è avvenuta nel 2019, soltanto facendo partecipare a questa ricerca nazionale soltanto il network dei contatti di ISPM, ha prodotto il primo report sulla maturità di project management in Italia, pubblicato ad aprile 2020, che è possibile scaricare dal sito www.maturita.isipm.org. Quello che adesso andiamo a vedere sono i dati del report 2019 riferiti nel dettaglio alla pubblica amministrazione. La pubblica amministrazione su una scala da 1 a 5 ha raggiunto un risultato medio nazionale di 2.1. Se vediamo la tabella sotto, vediamo che la leggenda, l'indice di valutazione sintetica, corrisponde come giudizio sintetico a una considerazione del project management all'interno delle organizzazioni come un fattore valorizzato e riconosciuto, ma che ha ancora specifiche aree di miglioramento. Molto importante è questo grafico, questo istogramma che vediamo a slide 16. Perché se il valore medio delle organizzazioni pubbliche, centrali e locali, il valore di maturità media è 2.1, vediamo come il livello di maturità abbia una relazione con la presenza del project manager nell'organizzazione diretta, proporzionale e positiva. La prima barra dell'istogramma, infatti, e la seconda barra hanno un valore molto insufficiente rispetto alla maturità media e sono le barre che indicano l'assenza del project manager o la presenza da meno di un anno. Appena il project manager invece diventa una figura professionale propriamente definita e riconosciuta all'interno dell'organizzazione, quindi negli istogrammi 3 e 4, a partire dal secondo e oltre il quinto anno di presenza del project manager in azienda, il livello medio di maturità cresce in maniera esponenziale fino a raggiungere un picco di eccellenza di 3.3. Quindi questo deve molto far riflettere sulla reale efficacia della gestione dei progetti fatta da figure professionali
competenti. La stessa ricerca nazionale poi ci può dare altri dettagli sulla pubblica amministrazione, che rimando alla lettura di dettaglio delle slide che troverete pubblicate sul sito del Forum PA. Mi soffermo un attimo su questa slide che mostra come il modello CPM Prato, oltre a dare un valore sintetico generale, spacchetta questo valore in 7 componenti di analisi, che sono le competenze di project management, le competenze tecniche e contestuali o competenze di business, le competenze comportamentali, la metodologia, l'informatizzazione, l'allineamento strategico e la struttura organizzativa. Nell'istogramma di destra abbiamo spacchettato il valore medio di 2.1 raccolto dalla pubblica amministrazione nella ricerca effettuata nell'anno 2019, e dalle percentuali di aderenza possiamo subito notare come si possa percepire le dimensioni più alte, quella delle competenze di project management e quella della metodologia. Questo rispecchia esattamente quello che è avvenuto nella pubblica amministrazione negli ultimi anni, cioè una crescita delle certificazioni rilasciate alle persone, agli individui, alle risorse umane. Dagli stessi istogrammi però risultano le dimensioni inferiori quelle della struttura organizzativa dell'allineamento strategico, il che significa che in questo istante la pubblica amministrazione ha molte figure professionali formate sulla materia del project management, che conoscono anche la metodologia, ma a questo punto è l'organizzazione che si deve allineare e implementare, quindi il project manager all'interno dell'organizzazione, e poter quindi far crescere tutte le dimensioni in maniera proporzionale e diretta. Concludendo, i dati raccolti dai CPM, considerando le azioni di diffusione della cultura di project management nel nostro paese, indicano un gap della reale applicazione dei riferimenti teorici appresi dai professionisti, dai dipendenti della pubblica amministrazione, nella pratica quotidiana delle attività lavorative. È sfidante quindi per la pubblica amministrazione far crescere le competenze dei dipendenti, così come ormai da anni avviato, tanto che l'Istituto Italiano di Project Management nella pubblica amministrazione ad oggi ha rilasciato più di 3.300 certificazioni tra livello base e livello avanzato. A questo punto è il momento per le organizzazioni pubbliche di misurare l'adeguamento che hanno saputo fare come organizzazione, come struttura organizzativa, rispetto all'investimento fatto sui propri dipendenti. L'invito che vi facciamo è a partecipare alla ricerca nazionale sui livelli di maturità organizzativa e di project management italiano per l'anno 2020. Questo evento, l'evento del Forum PA, sarà riconosciuto come l'evento di lancio per l'avvio della ricerca nazionale 2020. Vi invitiamo quindi a partecipare iscrivendovi gratuitamente in forma anonima al sito e quindi a compilare il questionario per poter aumentare le informazioni, i dati e offrire nell'interesse nazionale dei dati sempre più ponderati e dettagliati per poter presentare anche dei trend di crescita e individuare aree di miglioramento. Rimando di nuovo, come vi ho detto, i dettagli sul tema alla lettura delle slide. Vi ringrazio per l'attenzione e vi invito a scriverci all'indirizzo info@maturita.icpm.org per avere informazioni di dettaglio sull'applicazione del modello Prato anche in possibilità di assessment organizzativo. Sono Maria Luisa Dorazzi, vi ringrazio dell'attenzione e vi auguro buona giornata. Vi lascio al vicepresidente Graziano Trasarti per un saluto di chiusura. Grazie. Perfetto, eccomi qua di nuovo tornato e niente, grazie anche a Maria Luisa Dorazzi per la chiarissima esposizione di questo prodotto ICPM Prato. Quindi rinnovo il ringraziamento ai nostri due relatori, l'ingegner Maurizio Manassi e la dottoressa Maria Luisa Dorazzi, per la loro chiaramente competenza nel descrivere questi argomenti.
E niente, grazie anche a tutti voi che avete partecipato. Questo è il nostro terzo ed ultimo appuntamento della nostra rubrica e della nostra partecipazione al Forum PA del 2020. E quindi spero, insomma, che tutti gli argomenti che abbiamo affrontato siano stati di interesse e spero saranno anche utili per la vostra attività lavorativa. Grazie a tutti nuovamente della partecipazione e ci vediamo presto alle prossime eventi. Grazie a tutti.